questo è un particolare dal peggiore al migliore, perché stiamo analizzando una saga che non mi ha mai fatto impazzire. Infatti lo vedremo, solo 4 film mi sono piaciuti. Quindi, senza perdere altro tempo, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace. Detto questo, iniziamo. Alla nona posizione troviamo Nightmare, film del 2010, che è un reboot catastrofico. Penso sia uno dei peggiori film reboot horror della storia. Brutto, Freddy anonimo è solo uno stupratore che vuole uccidere, non ha il carisma di quello dei vecchi film e non è assolutamente divertente. Anche se nei vecchi film, alcuni che non mi sono piaciuti, comunque c'era il Freddy divertente che sfruttava le sue vittime. Qua è troppo serio, hanno dato troppo cosa cupa alla storia. Ok, il reboot serve a cambiare la storia, quindi non deve essere per forza identico. Ma è stato fatto male, cioè è proprio fatto male. Una cosa che però non vado a criticare è il design di Freddy, che è fatto molto bene, e alcune scene violente. Non critico l'assenza di Robert Englund, che per quanto sia uno dei miei attori horror preferiti, non doveva starci, cioè un reboot ci sta il cambio di attore, soprattutto in un personaggio come Freddy, il cui attore è così evidente. No, non ho il raffreddore che parlo così basso, però mi scoccio di urlare. E comunque un'altra cosa che detesto di questo reboot sono i personaggi troppo anonimi. Tolto Freddy, i protagonisti come Nancy e i suoi amici sono troppo anonimi, non hanno il carisma di quelli dei vecchi film. All'ottava posizione troviamo Nightmare 5. Questo film l'ho sempre detestato. Le ambientazioni sono molto carine, ma il resto fa tutto schifo. Non ha pregi, forse alcune scene divertenti di Freddy. Qui abbiamo un Freddy molto più divertente e molto più comico che sfrutta le sue vittime. È un film molto carino. No, non è un film molto carino. Ovviamente è ironico. Fa cagare, cioè è bruttissimo, fatto proprio male. Cioè chi ha avuto in mente di fare questo film? Perché è brutto, non riesco a trovare dei pregi. È fatto malissimo, malissimo, non ci riesco a credere. Non mi è mai piaciuto Nightmare 5. Alla settima posizione troviamo Nightmare 6, la fine. Stessi difetti del quinto, ma ci sono altri pregi. Allora, ci sono alcune scene CGI fatte abbastanza bene. La morte di Freddy, secondo me, è la più comica. Per il resto fa tutto schifo. Ci sono poche morti, poche scene violente. La figlia di Freddy, ma chi cazzo la conosce? Brutto film, brutto, sfruttato solo per fare effetti in computer grafica, che per carità per il 91 erano belli, cioè sono carini. Ma sfruttato solo per questo, una storia scritta così velocemente. Alla sesta posizione troviamo Nightmare 4. Allora, lo trovo un film troppo simile al quinto, ma con qualcosa in più. Certo, il quinto ampliava la lore di Freddy, ma a me non è che piace proprio la lore di Freddy, cioè non è una delle migliori di un personaggio horror, cioè nato da una suora violentata. Il quarto film, pur collegandosi al terzo, che vedremo che è uno dei miei preferiti, non mi piace tanto, cioè lo trovo nella media. Perché ha dei pregi, alcune scene violente, alcune scene molto divertenti di Freddy, ma il fatto che Freddy viene svegliato da un piscio di un cane, altre cose, la trama, alcuni personaggi troppo anonimi, bruttissimo. Cioè non è proprio brutto. Il 30% del film è godibile, il resto fa tutto schifo. Allora, diciamo, mi sono scordato di farlo. Il reboot di Nightmare come voto ci do 2. Nightmare 5, 3. Nightmare 6, 4 e mezzo, e Nightmare 4 gli do un bel 5. Alla quarta posizione troviamo Freddy vs. Jason, che per quanto sia un film horror che adoro, come film di Nightmare ce lo riesco a vedere poco, perché se come film di Nightmare mi piaceva l'avrei messo in prima posizione. Allora, come ho fatto con Venerdì 13, non è il mio film preferito della saga, ma lo voglio mettere in prima posizione per omaggiarlo. Il mio film preferito di Venerdì 13 è il sesto, ovviamente.
ma un film di Nightmare ce lo vedo poco, lo vedo più come un film di Venerdì 13, perché c'è Crystal Lake, c'è Jason che uccide, come Nightmare non lo vedo, come Nightmare vedo solo i personaggi che sognano, Elm Street e poi Freddy che non uccide nessuno, cioè fa solo una kill, perché, e poi sì, il villain principale è Freddy, ma io lo vedo più come un film di Venerdì 13, poi ognuno lo può vedere come vuole, eh. Alla terza posizione, no, scusate, no, mi sono sbagliato, alla quinta, allora, ricapitoliamo, il reboot di Nightmare, 10, decima posizione, il sesto, no, il quinto, nona, il sesto, ottavo, il quarto, settimo, Freddy vs. Jason è quinto, perché alla sesta posizione, no, che cazzo sto dicendo, no, scusate, ho sbagliato io, in pratica ho saltato una posizione, ho saltato io una posizione, cazzo, vabbè, al quarto posto c'è Freddy vs. Jason, al quinto invece c'è Nightmare 2, Nightmare 2 è un ottimo film, il problema è che si concentra troppo su quel ragazzo possessato da Freddy, Freddy lo usa per tornare, c'è un po' anonimo quel personaggio, fa solo due cose nel film, piange e vomita, basta, è anonimo, non lo riesco a vedere troppo bello, e poi è distaccato tantissimo dal primo film, nel primo film abbiamo solo il 28 di Elm Street e il diario, basta, il resto è tutto diverso, per carità, la scena del massacro alla festa iconica e anche la scena in cui Freddy torna in vita dalla pancia del tizio, ma per il resto è un po' fiacco come film. Allora, come voto io ci do un 6, perché vedo che si vuole impegnare. Freddy vs. Jason gli do un 7,5. Alla terza posizione troviamo Il Nuovo Incubo, e qua i film sono ottimi, è un bellissimo film, anche se i film dall'1 al 6 sono tutti film in questo universo, c'è Wes Craven che critica proprio la saga di Nightmare, e poi c'è questa entità che prende possesso delle forme di Freddy Krueger, che è il personaggio che spaventa di più il pubblico. È un ottimo film, secondo me bellissimo, si mantiene su alti livelli, ma non è il mio preferito, perché sì, la trama è molto, molto innovativa, molto, molto, cioè, ottimo come trama. E poi è l'unico film della saga insieme al primo diretto da Wes Craven. Alla seconda posizione troviamo Il Primo Nightmare. Ah, Il Primo è sempre verde film di Nightmare. Bellissimo sotto ogni punto di vista, ma come trama non mi ha... Cioè, la trama è, sì, è bellissima, ma non è il mio film per trama preferito. Se la trama era perfetta, ok, ha un'ottima trama, ma non è la vicenda che mi ha coinvolto di più. Come voto io? New Nightmare, Nuovo Incubo, ci do un 8,5. Al Primo Nightmare, 9. Mentre alla prima posizione c'è, ovviamente, Nightmare 3. Il migliore, cioè, penso sarete tutti d'accordo. Divertente, colonne sonore bellissime, personaggi iconici, ambientazione fantastica. Veramente, veramente bellissimo. E poi Freddy che sfotte tantissimo le sue vittime. Se nel secondo avevamo troppa tristezza, ecco, troppa cupezza, qua abbiamo divertimento assurdo, cioè molto divertente da vedere, ma anche le scene violente sono fatte bene e sono pure tante. Basti pensare alla scena in cui Freddy usa quel ragazzo come marionetta con le sue vene, che schifo, fatto molto bene. Secondo me, se Wes Craven stava alla regia, veniva uno dei migliori film horror della storia. E come voto ovviamente ci do un 10, però c'è un difetto solamente, ha un difetto, la scena di Freddy con le siringhe l'ho sempre trovata schifosa, non perché fatta male, ma alcuni liquidi, sempre quei liquidi di merda in alcuni film mi fanno proprio schifo. Ciao, questo era Nightmare dal peggiore al migliore.